Allora, io sono contento che tu mi abbia invitato qui in questo spazio che mi sembra molto carino, insomma, mi sembra che sia uno spazio a me consono perché ha il sapore di un teatro. Che cos'è? Che in realtà che cos'è? Forse è un teatro. Eh sì, è uno spazio che stiamo provando e forse siamo quasi riusciti a farlo diventare un teatro. Ha un teatro, bene, insomma, quella, ha le caratteristiche proprio di un teatro. Sì. Proprio palcoscenici. Ci sono anche le sedie. Che sono più o meno un paio di centinaio di posti. Giusto. Che non è male, è una media grandezza. Quindi né troppo piccolo né troppo grande. Quindi insomma, si può venire. E qua facciamo proprio una serie di spettacoli. Facciamo proprio una serie di spettacoli che partono da... Da venerdì prossimo Raffaele Viviani in scena. Aspita, lui proprio personalmente no, Raffaele, no. Mi sono permesso di rivisitare alcuni testi di Raffaele Viviani e così proporli in occasione di questa inaugurazione a tutti quanti. Con la tua regia? Con la mia regia, che io mi occuperò anche della parte musicale, un po' di musica, un po' di fantastico, queste cose. Quindi poi seguiranno altre cose. Seguiranno altri spettacoli. Ma non si farà solo il teatro, no. Non si farà solo lo spettacolo. Sei qua, proprio informata, veramente. Ma che cosa accadrà in questo spazio? Corsi di recitazione per ragazzi e per i bambini è la prima cosa. E gli adulti no? Anche gli adulti. Ragazzi, bambini, adulti. Corsi di pianoforte, di chitarra, corsi di musica, corsi di ballo, tutto ciò che possa abbracciare la sfera dell'arte. Ma ci sono pure gli insegnanti che fanno queste cose. Certo. Oltre me mi sono attorniato. Condato. Bravo. Mi sono attorniato. Personaggi illustri. No, proprio illustri. Personaggi che vogliono diventare illustri. Fantastico, quindi. In questo momento l'unica illustrazione sei te. Quindi praticamente stiamo facendo cultura per il territorio. Cultura per il territorio e non solo. Il nostro obiettivo è quello di espandere ad un raggio d'azione quanto più ampio possibile questo messaggio di fare cultura e di dare un'alternativa a tutti questi. Ritorno ancora sulla sfera, perdonami, dei bambini ragazzi che li vedo veramente sempre con questi telefonini in mano, sempre vicino a PlayStation. Quindi è il loro modo nuovo di comunicare e quindi non ci possiamo opporre perché è il loro modo, però noi possiamo arricchirli con quello che facevamo noi da ragazzi, insomma, certo, socializzare, certo, in un altro senso. In un stimolare altro la creatività di un bambino e sappiamo bene quanto sia importante poi per la sua crescita formativa. Certo, bene, quindi insomma intervenite in tanti perché vi aspettiamo qua, facciamo spettacolo, facciamo cultura, poi venite, ma tu pure a me che sto dal 7 al 10 aprile al Cilea con uno spettacolo insieme a Stefano Sarcinelli che si intitola Ancora, quindi insomma venite un po' qua, un po' là, andate a teatro che fa sempre bene, la nascita di un teatro è la nascita di un bambino, quindi intervenite.